So che probabilmente a molti di voi ormai questo gioco non interessa più, ma io nell'ultimo episodio dissi una cosa in particolare, che avremmo rivisto Night City il giorno in cui sarebbe uscito il DLC. Ebbene, il DLC è stato annunciato finalmente, anzi, per essere più precisi, è stata annunciata un'espansione addirittura. E con questo annuncio è uscito anche un nuovo aggiornamento, che però mozza le gambe ai possessori di Old Gen. Questo che cosa vuol dire? Che l'espansione prevista per il 2023, a meno che non ci saranno dei cambi di idea, ma ne dubito, non uscirà su PlayStation 4 e Xbox One, ma uscirà solo su PlayStation 5, Xbox Series e computer. Eliminiamo le prime due. Rimane solo un'opzione per me. Però, che cosa posso fare? Ho buttato così tante ore su questo gioco su console che mi viene male doverlo ricominciare da capo. Beh, i furbacchioni di CD Projekt Red hanno pensato anche a questo giro. Hi people of YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi una cosa che per tutti potrebbe sembrare semplice, ma per me che ho dovuto cercarla in realtà non è stato facile fino a che non l'ho scoperto da solo come effettuare questo passaggio. Ebbene sì, con il nuovo aggiornamento di Cyberpunk, la 1.6, è possibile trasferire i salvataggi da console a console e da console a PC. Questa è una cosa fantastica per dire. Per fortuna questi passaggi non includono passaggi manuali, ma è tutto fatto dal cloud. Adesso vi mostro come si fa. Per prima cosa, ovviamente, avviamo Cyberpunk su console. Una volta entrati nel gioco, bisogna andare nelle impostazioni e andare su gioco e attivare il salvataggio cross-platform. Abilita l'accesso ai salvataggi cross-platform per upload e sincronizzazione automatici. Grazie a questa opzione attiva, possiamo andare su Carica partita e selezionare uno dei nostri ultimi salvataggi. Ecco, questo è un passaggio che non viene spiegato, ma per esempio, io che avevo dei salvataggi ancora la 1.2, tralasciando questi qua la versione 1.5 che c'ero rientrato una volta giusto per vedere cosa avevano aggiornato, dovete prima entrare nel salvataggio se avete appunto una versione vecchia. Quindi in questo caso io sono rientrato qui nel salvataggio 1.22 e ho effettuato un nuovo salvataggio alla versione 1.6. Una volta fatto il salvataggio aggiornato, cliccate di nuovo qui su Carica partita R1 avanzamento multipiattaforma e vi si aprirà questa tendina che vi dirà di andare a questo link o scansionare questo QR code e una volta entrati qua dentro vi richiederà di accedere o iscrivervi. Io per esempio questo passaggio già l'avevo fatto al tempo, probabilmente quando ancora dovevano uscire queste ricompense. Ecco, ora che sono entrato vi posso far vedere le ricompense che avevo preso già al tempo. E come vi dicevo, una volta effettuato l'accesso, ci dice che siamo connessi al cloud. Una volta entrati in partita, vi consiglio di fare nuovamente un altro salvataggio. Io in questo caso già l'ho effettuato, ma per mostrarvelo vi faccio vedere che ne ho fatto un altro. Infatti questo è di 3 giorni fa. Questo di oggi e grazie a questo simbolo ci dice che il salvataggio è salvato sul cloud. Ora cambiamo piattaforma. Come vedete qui siamo su GOG e Cyberpunk me lo segna sia su computer che su PlayStation. Torniamo su computer. Un consiglio che vi do è di controllare se ci sono aggiornamenti, che potrebbe essere anche solo il salvataggio del cloud, direttamente qua una volta che entrate. Quindi controllate aggiornamenti. Nel caso voleste essere più sicuri, andate qui su beni e fate una copia del salvataggio dei dati. La scaricate e ve la mette direttamente già su computer. Avviamo il gioco e come potete vedere ora siamo collegati su computer nonostante io stia utilizzando il controller. Andiamo su carica partita e come avete appena potuto vedere abbiamo sia il salvataggio del 10 che è di 3 giorni fa, sia il salvataggio di oggi che è il 13. E come potete vedere tra l'altro questi due hanno il simbolo del cloud. Questo no. Perché questo? Adesso ve lo spiego. Entriamo nel salvataggio che abbiamo fatto oggi. Come potete vedere adesso stiamo giocando da computer a Cyberpunk con lo stesso salvataggio. Ma come vi ho detto prima, quello che vi consiglio è appunto di fare un salvataggio che vi rimanga fisso qua su PC. Questo perché
Il salvataggio nel cross è possibile da console a console e quindi viceversa, ma da console a PC è possibile farlo solo da questa parte. Da PC a console non è possibile. Però grazie a questo sistema, quando uscirà il DLC di Cyberpunk, potremmo giocarlo direttamente qui senza perdere nessun salvataggio. Quindi signori, spero che questo breve tutorial vi sia servito a qualcosa. Io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come non so se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!